Jesca, complimenti, un ottimo primo tempo. Grazie. Cosa vi serve nel secondo per chiudere questa partita? Tranquillità. Dovete solo gesti. Per adesso l'abbiamo gestita bene, se continuiamo così non dovremmo avere problemi. Voi siete reduci di una grande esperienza, di una grande vittoria. Questa squadra è un po' diversa, qualche elemento diverso, però comunque è una bella squadra, quindi ci possiamo divertire. In bocca al lupo per il Grazie. Secondo tempo. Piccolo, un buon primo tempo, forse un po' troppo distratti dietro. Forse perché la squadra è troppo nuova, questo è il problema. Dovete un po' amalgamare. Sì. Dalle prossime partite poi vediamo cosa possiamo fare. Va bene ragazzi, in bocca al lupo. Buonasera, siamo qui nel post partita che ha visto affrontarsi West Ham contro Borussia Dortmund. La partita è finita 7-3 per il Borussia Dortmund. Abbiamo qui due migliori in campo, Omaggio e D'Ambrosio. Andiamo prima dalla squadra che purtroppo è uscita sconfitta. D'Ambrosio, stasera, a parte tu che ti sei fatto male, hai stretto i denti e sei continuato a restare in campo, diciamo che la squadra c'era a tratti. No, no, non c'è stata proprio. C'è stato un loro calo e noi diciamo un po' ne abbiamo approfittato, però la squadra è nuova, non ci conosciamo, quindi poi c'era troppo nervosismo, però loro comunque meritavano nettamente la vittoria. Diciamo che voi vi dovete rodare un po'. Molto, non un po'. D'Ambrosio, a chi vuoi dedicare questo migliore in campo? Ma nessuno, perché non è stato nessun migliore in campo, quindi cioè lui è stato migliore in campo. Quindi, complimenti, ciao. Alla prossima. Ciao. Omaggio, complimenti, come al solito hai fatto una Schürze gol, 6 gol, complimenti a te, complimenti alla tua squadra, sei reduce del campionato scorso, sei stati campioni, complimenti, quest'anno avete iniziato bene questo torneo, che dire, l'unica cosa secondo me, vedendola da fuori, mentalmente vi siete un po'... Sì, c'è stato un calo fisico, no? Mentale, perché alla fine... Anche l'orario è un po' brutto, sì, dopo una giornata di lavoro, poi, a parte la giornata di lavoro stiamo vincendo con 3-4 gol di scarto e ci siamo rilassati un po', cosa che non deve capitare, perché logicamente adesso è la prima partita, ma arrivi alla fine con squadre già in rodaggio e ti fanno gol, certo. E dopo non ti puoi rilassare perché perdi. Ovviamente le perdi dopo le partite così. Omaggio, a chi vuoi dedicare questo migliore in campo? Alla mia ragazza. Alla tua ragazza. Sicuramente adesso sta dormendo. Beata. Facciamo andare a Omaggio che domani deve lavorare. Ciao ragazzi. Ciao.